Ciao a tutti, amici di Pomodoro e Basilico. Benvenuti, benvenuti questo giovedì al nostro appuntamento con la nostra diretta per la rubrica Cuciniamo Assieme a Pomodoro e Basilico. Come state? Come state? Tutto bene? Da me oggi il tempo è un po' uggioso, infatti vedete la luce diversa rispetto alle altre dirette, però insomma cerchiamo di tirarci su il morale passando questa diretta assieme, almeno ci svaghiamo un attimino e pensiamo a qualcosa di positivo, che quando piove almeno ci tira un po' su l'umore, ecco. Vedete l'inquadratura diversa quest'oggi perché, come vi ho anticipato sulla pagina, oggi preparerò i ceci aromatici. Sto ridendo perché, scusate, ma sono spontanea. Mi viene da ridere perché purtroppo già vi devo dare una brutta notizia, nel senso che mi sono accorta di non avere in dispensa i ceci. E voi direte: come fa a cucinare i ceci aromatici se non hai i ceci? Ecco, ve lo siete detti da soli, vi siete risposti da soli. No, la verità è che li ho usati per un'altra ricetta in questa settimana, pensavo di averne un paio di barattoli, invece mi sono sbagliata. Però non vi preoccupate, perché sono riuscita a... Vi dimostrerò appunto che le mie ricette sono facilmente anche modificabili. Questo perché al posto dei ceci purtroppo mi trovo ad usare un altro tipo di legume e userò i fagioli bianchi di Spagna, ecco, che hanno un gusto piuttosto delicato, piuttosto neutro rispetto, almeno a mio avviso, reputo hanno un gusto piuttosto delicato e quindi secondo me possono essere sostituiti ai ceci per questa ricetta. Ecco, sono stata un po' sbadata, mi dispiace. Comunque la preparazione della ricetta che vedrete oggi è la stessa appunto dei ceci aromatici, esattamente la stessa. Questo per dirvi che se i ceci non sono tra i vostri legumi preferiti, potete usarne un altro. Ecco, bene, dopo avervi fatto questa piccola confessione. Ciao Rita, benvenuta. Mi scuso ancora perché purtroppo non dovrebbero succedere queste cose. Lo so che uno dovrebbe prepararsi in anticipo, ma sono umana, c'è stata una svista. Ogni volta ce n'è una nuova, ma vabbè, insomma, mi sento, come si dice, una di voi così, cioè non mi metto su un piedistallo pretendendo di fare chissà che cosa, ma penso che capiti un po' a tutti di accorgersi all'ultimo che manca un ingrediente, ecco. Bene, allora, possiamo... Ciao Monia, benvenuta anche a te. Stavo dicendo che i miei ceci purtroppo non ci sono, nel senso che nella mia dispensa mi sono accorta di non averli e perciò userò i fagioli bianchi. I fagioli bianchi. Ciao Rosy, benvenuta. Va bene, la ricetta allora penso che si possa cambiare il nome in fagioli bianchi di Spagna aromatici. Fagioli bianchi aromatici. Buongiorno Melina. Va bene. Allora, abbasso un po' l'inquadratura così vi faccio vedere il mio piano di lavoro di oggi, la mia parte di cucina dove andrò, ecco così, ho allontanato un po' l'inquadratura oggi perché almeno mi si vede anche. Buongiorno Mari, la ricetta di oggi sono i ceci aromatici, ceci tra virgolette perché la ricetta è quella dei ceci aromatici che ho pubblicato stamattina sulla pagina Facebook, ma purtroppo mi sono accorta di non avere in dispensa i ceci e perciò al posto dei ceci userò i fagioli bianchi di Spagna. Questo per dimostrarvi appunto che le mie ricette sono comunque modificabili a vostro gusto e questa soprattutto è una ricetta che, essendo semplicissima, si presta molto bene a questo. Bene, allora, quindi iniziamo la preparazione dei nostri fagioli
bianchi aromatici, chiamiamola così. Allora, gli ingredienti sono semplicissimi. Allora, i nostri famosi ormai fagioli bianchi. Grazie Mari, per fortuna è quello che, insomma, non voglio, voglio che pensiate che io lo sia simpatica, e soprattutto penso che queste cose, insomma, possano succedere nella cucina di chiunque, no? Perciò voglio anche farvi vedere che insomma, la perfezione purtroppo non esiste, ci dobbiamo un attimino adattare e spero di riuscire a dimostrarvelo oggi. Allora, ho qui i miei fagioli. Ciao Chiara, no, i ceci neri non li ho mai provati, la prima volta che mi capita di trovarli al supermercato credo che li prenderò, infatti sento, ho sentito spesso dire che sono più dolci, a volte li usano anche con la vaniglia, mi sembra, giusto? Comunque, ecco, questa ricetta si presta a essere modificata con i vostri legumi preferiti, perciò sentitevi liberi di sperimentare. La ricetta originaria, appunto, prevede i ceci, oggi userò i fagioli bianchi di Spagna, precotti ho usato. Altrimenti, ricordatevi, se usate quelli secchi, ricordatevi di metterli in molla almeno 12 ore prima. Vedrai l'hummus, ecco, vedi, bene, seguirò la tua ricetta, anzi la tua ricetta, il tuo consiglio, Chiara. Dicevo, altrimenti se usate i ceci secchi o i legumi secchi, ricordatevi di metterli in ammollo dalla sera precedente e cambiare spesso l'acqua. Questo perché, allora, voglio soffermarmi un attimo su questo particolare. Spesso sulle confezioni di lenticchie succede soprattutto che c'è scritto che non necessitano l'ammollo. Allora, questo per quanto riguarda la questione di diminuire i tempi di cottura è vero, nel senso che le lenticchie, essendo piccole, cuociono in poco tempo anche senza che vengano messe in ammollo. Invece gli altri legumi, soprattutto i ceci, che sono quelli che necessitano di più cottura, se messi in ammollo, questo aiuta a far sì che si reidratino in parte con l'ammollo e quindi aiutano a diminuire i tempi di cottura. Ecco, invece l'ammollo è importantissimo soprattutto per quanto riguarda una questione di assimilazione dei nutrienti dei legumi. Questo perché i legumi con l'ammollo rilasciano nell'acqua dei fitati. I fitati, che sono degli elementi, delle parti, insomma, non mi viene il termine corretto, scusate, che impediscono che il nostro organismo assorba completamente i valori nutrizionali dei legumi. Perciò l'ammollo permette che i legumi rilascino i fitati nell'acqua, che mi raccomando va eliminata, buttata via, e sciacquarlo, sciacquati più volte, cambiato spesso l'acqua, appunto per ridurre al minimo la presenza di questi componenti, ecco. È giusto mettere nell'acqua il bicarbonato? Io sinceramente non l'ho mai messo. Io so che per la cottura dei legumi secchi, soprattutto, mi raccomando, il sale va messo solo alla fine, perché sennò contribuisce a renderli duri. Io non so, il bicarbonato è salato, non so se questo sia, diciamo, paragonabile all'aggiungere il sale. Non lo so, non ti so rispondere a questa domanda, sinceramente. Io uso semplicemente acqua fredda, la metto e poi cambio l'acqua. Infatti di solito si colora anche, cambia un po' il colore i legumi ammollati. Va bene, detto questo, cominciamo a preparare. Tolgo la pentola di mezzo che adesso non mi serve. Prepariamo, passiamo alla preparazione. Sì, immaginavo Rosi nell'acqua di ammollo, ma sinceramente io non li ho mai usati. Non ho mai usato il bicarbonato. Allora, dicevo, avevo in questo caso i fagioli bianchi di Spagna, ma potete usare, la ricetta prevede i ceci. Abbiamo un paio di carote di medie dimensioni, delle erbe aromatiche, io ho qua dell'alloro fresco, un paio di foglie, un po' di salvia sempre fresca e
gli aghi di due rametti di rosmarino. Ciao Maria Grazia, benvenuta. Poi ho del timo, questo è essiccato perché non avevo abbastanza di quello fresco. Del timo, poi abbiamo un pizzico di sale, dell'olio evo e del pepe. Ecco, come vedete gli ingredienti sono proprio molto semplici. Allora, direi di iniziare. Inizio tritando le carote. Allora, mettiamo così, almeno vedete. Ecco qua. Anzi, adesso sposto un attimo perché prima le taglio via la punta. Allora, abbiamo un paio di carote che vanno tritate. Per comodità, appunto, io userò il robot da cucina. Se volete potete tritarle manualmente, non importa, se non volete sporcare un elettrodomestico in più. Ecco qua, allora, le carote le metterò nel mio robot da cucina, dopodiché le triterò. Non esagerate con l'azione del robot da cucina, perché voglio che rimangano a pezzetti un po' grandi, insomma, non tritate come si fa a dire proprio fine. Ecco, adesso vi faccio vedere se ancora qualche pezzo. Voilà, perfetto. Allora, adesso le andrò a mettere in una ciotola per comodità e velocizzare il tutto. Ho preferito usare il robot da cucina, che adesso tolgo di mezzo, perché come vedete la mia cucina, come penso quella di tutte le case moderne, non è grandissima, perciò devo ottimizzare lo spazio. Sì Mari, io uso le carote con la pelle, dopo averle lavate e magari eliminato le parti più scure, grattate un po' con la spugnetta dalla parte, diciamo, ruvida, la parte ruvida, io le uso direttamente con la pelle. Allora, mettiamo da parte le carote. Poi diciamo che questa ricetta, prevedendo le carote tritate, diciamo la pelle poi si trita, si scompone, anche se quindi non la troverete. La differenza invece magari se prevede le carote rondelle, allora succede che in cottura si stacca la pelle e ve la potete trovare in giro, magari vi può dare fastidio, no? A me personalmente non dà fastidio, non succede, perciò diciamo io le lascio sempre con la pelle. Ecco qua, allora vedete la grana del trito, ecco qui. Bene, dopodiché tritiamo le nostre erbe aromatiche senza, mi avvicino un po', ecco qua. Allora l'alloro ovviamente lo lasciamo intero, tritiamo il rosmarino, un paio di rametti, ecco, e... Sì, ma Mari, il sapore della carota non cambia in sé, ecco. Diciamo che l'importante ovviamente è lavarle bene, dopodiché io le utilizzo sempre, è più comodo anche. Anche perché utilizzi veramente tutta la carota. Allora, bene, togliamo qualche pezzo scuro e poi tritiamo anche le nostre erbe aromatiche. L'alloro lo lasciamo intero, anche perché poi in cottura, durante la cottura, lo elimineremo, questo perché ovviamente poi la foglia di alloro non la mangeremo, perciò una volta che aromatizzerà bene, insaporirà il nostro olio, le elimineremo e quindi rilascerà solo il sapore, perciò ci viene più semplice lasciarle intere. Ecco. Potete usare anche l'alloro secco se preferite. Ecco qua, allora tritate grossolanamente anche le erbe aromatiche.
salvia, rosmarino, alloro, poi io aggiungo del timo. Se vi piace il prezzemolo, aggiungete il prezzemolo, va benissimo. Bene, allora la nostra preparazione è terminata. Adesso cuociamo. Vediamo se, ecco, girando riesco a avvicinare un po' di più il tutto. Voilà. Ecco qui. Bene, così riuscite a vedermi e non sembra di parlare da sola. Allora, padella, olio evo, un po' d'olio evo. Dopodiché adesso accenderò la cappa, perciò perdonate il rumore, parlerò un po' più forte. Allora accendiamo, facciamo scaldare l'olio evo. Questo è un piatto che può essere un piatto unico se abbinato ad un cereale. Ad esempio potete mangiarli assieme ad un riso bianco, a del farro, dell'orzo, in grani proprio. Mischiarli magari anche assieme è molto buona come piatto unico. Altrimenti se abbinato a dell'insalata, magari di stagione, diventa un ottimo secondo piatto. Ecco. Se lo fate con i legumi secchi, dicevo, dopo averli messi in ammollo, prima di mettere la padella, di preparare i ceci aromatici assieme al resto, li fate cuocere, così che la cottura, diciamo, poi la preparazione del piatto è più corta. Allora aromatizziamo l'olio con le erbe aromatiche, timo, alloro e il nostro trito di salvia e rosmarino freschi. Voilà, abbiamo una bella mescolata. Ecco, le erbe aromatiche vi consiglio, anche se non avete un giardino, di tenere un piccolo vaso sul balcone con il rosmarino, la salvia, ecco, il timo, il basilico, il prezzemolo, perché veramente le erbe aromatiche fresche sono una cosa veramente insomma, che vi cambia veramente il sapore della ricetta. Purtroppo quelle secche non rilasciano lo stesso aroma dell'erba fresca, dell'erba aromatica fresca. Poi veramente in poco spazio, in un bel vaso, potete avere del basilico che vi permette anche di fare un buon pesto d'estate, ad esempio, un prezzemolo, insomma, basta appunto avere una zona magari non troppo al sole, che non si secchino troppo, e vedrete che avrete il vostro giardino pensile anche se vivete in appartamento. Ecco. Allora, facciamo insaporire l'olio con le nostre erbe aromatiche. Se sentite scoppiettare, sono le foglie d'alloro che, essendo fresche, ecco, l'acqua al suo interno fa scoppiettare. Una volta che si è insaporito un po', eliminiamo le foglie d'alloro. Fate attenzione a non scottarvi, cosa che sto facendo. Ecco qua. Voilà. E le altre erbe aromatiche le lasciate ovviamente in pentola. Aggiungete la carota tritata. Diamo una bella girata che si saporisca un po'. Questa è veramente una ricetta semplicissima. Infatti, diciamo che mi ha stupita la votazione del sondaggio. Sinceramente pensavo che non riscuotesse così tanto successo, invece sono contenta, perché effettivamente anche far vedere una ricetta semplice, non troppo elaborata, è ideale, soprattutto perché si avvicina all'alimentazione vegetale per la prima volta. Ecco, questa è veramente una cosa semplice, un suggerimento veramente semplice per preparare un piatto gustoso in poco tempo. Aggiungiamo i nostri legumi, in questo caso fagioli, ma la ricetta prevede i ceci. Voilà, abbassiamo la fiamma. I fagioli in questo caso, ciao Roberta, benvenuta in questa diretta.
se usate i fagioli secchi, ricordatevi i ceci secchi, i legumi secchi, di cuocerli prima. In questo momento poi verranno aggiunti nella preparazione del piatto. Allora, ovviamente, come avete notato, la carota è in quantità maggiore rispetto a quella che si usa per un semplice soffritto. Diciamo che come volume è quasi pari a quella dei legumi, la quantità di carota. Io ne ho usato un paio di medie dimensioni in questo caso e un barattolo di legumi precotti. Ciao Ignazio, benvenuta anche a te, sono contenta, quanti siamo questa mattina? Quanti siamo? Mi fa piacere, mi fa molto piacere se mi seguite, sono contenta che per alcuni sia diventato un appuntamento anche. Buongiorno, buongiorno Agata, buongiorno anche a te. Forse anche il tempo oggi aiuta, perché da me piove, dicevo prima, e quindi si sta volentieri anche davanti ai fornelli, ecco, oggi. Bene, allora, è quasi pronta, è quasi finita la nostra preparazione. Aggiungiamo del pepe. Buongiorno Sebastiana, buongiorno, ciao Lucia, benvenute a tutte, a tutti voi benvenuti. Allora, pepe e poi un pizzico di sale andiamo ad aggiungere, ricordandoci che i legumi precotti in genere sono già salati, perciò, eh sì, anche da te Ignazia, ciao Yvonne, buongiorno, buongiorno. Anche da me purtroppo il tempo è uggioso, un po' di giorni che è così, però dicono che nel fine settimana dovrebbe migliorare, perciò insomma speriamo. Allora, bene, i nostri ceci sono praticamente quasi pronti, li lasciamo su il tempo necessario. Ciao Sebastiana, il tempo necessario per far sì che la carota si ammorbidisca. Ecco, se per caso vedete che risulti troppo asciutto il piatto, aggiungete un pochino di acqua. Ecco, ora io andrò a prendere una ciotola, scusate, ecco qua, dove poi andrò a versare i miei ceci. Questo è un piatto velocissimo da preparare, buono, le erbe aromatiche potete, se non vi piace qualche erba aromatica, nel Salento c'è il sole, Roberta ci fa invidia, però devo dire che quest'autunno, finora almeno qua dove abito io, è stato clemente, infatti io in casa giro ancora con l'infradito, perciò insomma per essere al nord, ci reputiamo fortunati, ha fatto un settembre veramente bellissimo, un'estate bella qua da noi, e come al solito ci si è lamentati per il troppo caldo, ma vabbè, a me piace così, perciò comunque adesso parte il periodo in cui invidiamo i posti un po' più caldi. Bene, allora i nostri ceci sono pronti, ecco qua, adesso li trasferisco in padella. Dicevo che questo è un ottimo piatto unico se magari abbinato ad un cereale in chicco, tipo potrebbe essere appunto del riso basmati se vi piace, oppure del farro, dell'orzo, semplicemente lessato e condito con un po' di olio e di sale. Ecco qua, bene. Allora, buongiorno Luciana, un piatto unico, altrimenti se abbinati, ecco qui, devo girare un po' in base alla luce perché ce l'ho alle mie spalle, perciò sennò non vedete niente, abbinati ad una verdura di stagione, magari un'insalata di stagione fresca, è un ottimo secondo piatto. Bene, lì non potete sentire il profumo, ma è veramente ottimo, come vedete anche utilizzando i fagioli, un altro tipo di legume, la resa
è la stessa, ovviamente cambierà un po' il sapore, però vi ho dato modo di vedere che la ricetta è facilmente adattabile in base alla vostra, a cosa avete nella vostra dispensa. Ecco qua, bene, questo qua sarà il mio pranzo di oggi. Questa diretta è stata piuttosto breve, devo dire, di solito sono abituata a tenervi collegati un po' più a lungo. Bene, spero vi sia piaciuta questa diretta, a volte appunto cerco di essere un po' più breve perché così almeno potete, diciamo, vi lascio liberi di potervi collegare senza perdere troppo tempo a vedere la mia diretta, ecco. Spero che questi appuntamenti vi piacciano e settimana prossima preparerò la torta salata con Catalogna che c'era nel sondaggio. Niente, figurati Rosy, grazie a voi di avermi seguita e se vi è piaciuta la diretta, adesso non vi preoccupate che nel caso siete arrivati in ritardo la pubblicherò come al solito sulla mia pagina Facebook, pubblicherò la registrazione sulla pagina Facebook, perciò potrete vederla e anche salvarla se volete, così avete le mie ricette. Buona giornata anche a te Roberta. E se vi è piaciuta vi chiedo di mettere il mi piace e magari condividendo, diciamo consigliando la mia pagina ai vostri contatti, così che saremo sempre di più in questo appuntamento settimanale. Bene, vi do appuntamento a settimana prossima, giovedì prossimo per la nostra diretta, la nostra prossima diretta. Vi ringrazio ancora di essere stati con me. Spero di avervi rallegrato la mattinata e vi auguro una buona giornata, un buon pranzo e continuate così a seguirmi sulla mia pagina. Vi ringrazio ancora, ciao!